È iniziato sulle note dell'inno di Mameli l'incontro che ha voluto risvegliare le coscienze tenutosi all'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro. Tema della serata il buon esempio e la sua rivoluzione, un vero e proprio movimento culturale, artistico e sociale che sostiene che i valori inculcati in ognuno siano fondamentali per la crescita di generazioni di qualità. Ideatore della serata il Conte Pinoli, da sempre sensibile verso questa tematica e sostenitore del buon esempio e di tutti coloro che operano per diffondere amore. Questa idea del buon esempio la porto avanti da decine di anni, in tutti i miei libri, quadri, sculture, conferenze che ho fatto, in tutte le mie attività, anche quando ero ambasciatore o console, io ho portato sempre avanti questa idea del buon esempio che mi aveva inculcato mia nonna fin da piccolo per cercare di migliorare me stesso e migliorare gli altri nel limite del possibile. Perché il mio motto è migliorare il migliorabile, tutto si può migliorare e quindi cerchiamo di migliorarlo, soprattutto con il buon esempio, perché il buon esempio è tutto. Noi sappiamo che i bambini imparano a camminare guardando i genitori, imparano a parlare ascoltando i genitori, non occorrono punizioni. E il buon esempio è veramente tutto, purtroppo invece vengono più propagandati i cattivi esempi. Se noi sfogliamo qualsiasi giornale quotidiani abbiamo sempre cattivi esempi, soprattutto anche in prima pagina. E anche gli esempi più eclatanti di buon esempio sono terza, quarta, quinta pagina, magari con piccoli titoli. Presente all'appuntamento, oltre alle autorità locali e regionali, un numeroso pubblico attento all'ambizioso programma a cui ha lavorato il pesarese Mauro Ruggeri, perché ognuno possa compiere qualcosa di buono verso gli altri, perché l'opera umana più bella è di essere utile al prossimo. Ha organizzato tutta una cosa enorme e lo vuol portare in tutta Italia, quindi benvenga, io faccio i miei complimenti a Mauro Ruggeri e sua intenzione di promulgare questa mia idea del buon esempio in tutta Italia. Cercate anche voi tutti di dare il buon esempio.